regina deve essere risorso, aveva ordinato Tito alle sue truppe. Ed ecco perché quella che nel resto d'Italia viene festeggiata come liberazione, in queste terre prende le sembianze di una vera e propria occupazione. Ed ecco perché Tito alla fine della guerra impone marce estenuanti ai suoi soldati per correre veloci ad occupare la città di Trieste prima che arrivino gli alleati. E ci riesce. Ci riesce il 1° maggio del 1945, quando le truppe armate jugoslave entrano nella città giuliana al grido di Trsti e Nasci, Trieste è nostra, e il 3 maggio occupano Fiume e il 5 maggio occupano Pola. In quei 43 giorni di occupazione la milizia popolare jugoslava fa la spola con dei camion tra le città e le campagne circostanti, perché bisogna fare presto, in fretta, per poter rivendicare quelle terre al tavolo di pace. Perché adesso il progetto della nuova Jugoslavia è lì, a un passo. Bisogna solo dare un calcio allo stivale. Dentro la buca, dentro la buca, tutti dentro la buca, dentro la buca, dentro la buca, tutti dentro la buca, dentro la buca. Cosa nascondi dentro la buca, dentro la buca? Quanti segreti dentro la buca? Sporche di fango, il nostro corpo, livido e bianco, senza una croce, né una preghiera. Qui non esiste una via di fuga, solo quel colpo dietro la nuca, dentro la nuca. Poveri cristi, noi cancellati dalla memoria, perché il silenzio è come una bomba, sarà per sempre la nostra tomba dentro la buca. Tutti dentro la buca, dentro la buca. Tutti dentro la buca, dentro la buca.